Per approcciare i termini dell'intelligenza artificiale, credo sia importante recuperare il senso tecnico-scientifico della parola fantasia, ovvero comporre, scomporre informazioni per tirare fuori possibilità. La macchina lo fa molto bene, ma lo può fare grazie al nostro senso critico e alla nostra stessa fantasia. Da non sottovalutare che la macchina ha delle potenzialità incredibili, delle possibilità straordinarie, proprio perché compone queste informazioni. Anche noi abbiamo queste possibilità e abbiamo, da non mettere ai margini, un corpo che dà significato al senso della vita. La macchina al momento non ha un corpo come ce l'abbiamo noi, quindi questo significa avere delle possibilità non che ci differenzino, ma che ci possono mettere in dialogo con la macchina in una maniera sensoriale e quindi più approfondita per cercare le curiosità e le possibilità. Più ancora che i padri, non sopporto il paternalismo che spesso ammanta i discorsi sulle intelligenze artificiali, sull'artificialità in generale, sulla natura come concetto monumentale che invece abbiamo imparato e stiamo ancora imparando a decostruire, a sconvolgere. E penso che sia molto più interessante non creare facili allarmismi o facili catastrofi, ma lasciare che questi discorsi riaprano il futuro, lo mettano anche in crisi nell'immagine che abbiamo distopica. La distopia è spesso una nostalgia di un passato cristallizzato piuttosto che una interrogazione sul futuro. Invece le interrogazioni sul futuro devono essere feconde, devono essere avventurose, devono mettere in rischio anche l'idea di umano che abbiamo per poter essere autenticamente avventurose. Quindi sono contento che questi discorsi, piuttosto che essere irrigiditi, sono aperti. E l'apertura è una sfida che ci poniamo ed è anche una grande avventura di narrazione che la mia generazione e le generazioni precedenti sta facendo, mescolando i passati e ricordandoci, come fa una grande filosofa, che il passato non è mai interamente accaduto, è sempre suscettibile di manipolazioni e di narrazioni, e che solo riaprendo il discorso sui passati possiamo riformulare un futuro più fecondo.